La collaborazione sì, è nata da poco, però si è concretizzata poi in termini molto rapidi. Questo perché? Ma perché sostanzialmente IBM sta rivolgendo particolare attenzione a società come Plurimedia, una società che il cloud native, applicazioni microservizi, intelligenza artificiale e altre cose le ha un po' come dire nel sangue, nel DNA. Plurimedia nasce con il cloud e abbiamo sempre sviluppato tutto in cloud. E IBM è attenta a società come la nostra, anche se sono società relativamente piccole da un punto di vista strutturale, ma anche di fatturato. Dopo aver appunto preso contatto con loro, ci siamo subito sostanzialmente avvicinati a due entità di IBM. Una si chiama Watson, che è l'entità di intelligenza artificiale che hanno, la soluzione di intelligenza artificiale che propongono, molto potente, e l'altra è rappresentata dal private cloud, da una soluzione di private cloud molto open source, che IBM propone ai suoi clienti. Queste due tecnologie ci sono subito piaciute perché era evidente che la potenzialità di Watson applicata al nostro modo di sviluppare applicazioni in cloud e al nostro modo di concepire le soluzioni applicative avrebbe apportato ad esse un enorme beneficio e un enorme miglioramento in termini proprio di funzionalità e di praticità d'uso. Per quanto riguarda l'ICP, anche lì è una piattaforma decisamente interessante e dato che ancora una volta con IBM ci siamo trovati in perfetta sintonia su un altro tema chiave che è rappresentato dal multicloud. Cioè, noi Plurimedia stiamo già da un anno stiamo lavorando per far sì di poter fornire i nostri microservizi applicativi in qualsiasi cloud, indipendentemente dal cloud sottostante, che può essere AWS, può essere OpenShift, può essere ICP. E questo concetto del multicloud, ancora una volta, ci siamo trovati in perfetta sintonia con IBM.